autodefinisci. Ok, uno che gioca, è tanto, e si diverte un sacco, e soprattutto sente di fare la cosa giusta quando lo fa. Io ho preso il diploma al liceo scientifico Galileo Ferraris, poi ho provato l'università, non è andata bene, e allora sotto consiglio di un'amica ho fatto un corso come grafico al Valdocco e ho iniziato a lavorare come grafico, quindi forse da lì nasce la mia passione per l'arte, c'è sempre stata anche quando ero bambino, però ho iniziato a fare le cose seriamente nel 2001, diciamo, quando ho iniziato a dipingere su tela, e sempre fino al 2007 anche facendo writing, pezzi simili a questi, e appunto poi nel 2007 ho smesso perché pensavo di essere arrivato al massimo della mia espressione nell'ambito dei graffiti, e ho continuato a dipingere su tela. Adesso sto sperimentando un particolare inchiostro su carta, su cartoncino, e praticamente è un gioco di macchie colorate che creano personaggi, figure. Io, a dire la verità, scrivo anche, infatti ho pubblicato due libri, è stato uscire il terzo. Ho pubblicato due libri con Albatros il Filo, uno dal titolo P38 versi e latrati e un altro, ed ora un libro veramente disturbato, che è un libro che ho scritto qualche anno fa. E adesso sta per uscire il terzo, di poesie, sono un centinaio di poesie e illustrazioni, e quindi non mi esprimo solo attraverso la pittura, ma anche attraverso la scrittura, la poesia. E diciamo che l'arte è la mia vita, è quello che faccio tutti i giorni. Se non riesco, cioè se sto 3 giorni senza dipingere, sento che mi manca qualcosa, quindi devo subito rimettermi a dipingere. Quindi è una cosa abbastanza istintiva. No, maniacale no, più che altro di esigenza di creare qualcosa. Come forma d'arte, se vogliamo chiamarla così, mi dedico soprattutto a teatro canzone e teatro civile. Soprattutto ispirato al lavoro di Giorgio Gaber, che mi attira e che sento giusto per me, in quanto appunto secondo me forma migliore per comunicare al pubblico ciò che mi interessa. Cioè, di solito i miei spettacoli sono concentrati su una sulla vita civile, sulla coscienza civile, sull'essere, sull'autodeterminazione anche. Diciamo, fare arte in senso generale, nella società attuale, secondo te può servire, come viene visto e come viene, solo dalla tua esperienza personale? Che comunque... Come viene visto non lo so e non mi interessa neanche, però io ti posso dire che quello che faccio lo faccio perché lo sento, è proprio un'esigenza di esprimersi che mi porta a dipingere anche la notte, magari quando sto sveglio dipingo, e è proprio un'esigenza di esprimersi. L'arte per me è espressività di quello che hai nell'anima, quello che hai nel cervello, nel cuore. E perciò per te ha qualche funzione oltre a... Ha una funzione catartica sicuramente, sì, ha una funzione catartica. Quando dipingo io butto fuori quello che ho dentro da comunicare. Adesso, oggi, secondo te fare l'artista, diciamo, può servire a qualcosa? A me serve personalmente perché... ovviamente se qualcuno fa l'artista probabilmente lo fa perché gli serve personalmente. Sì. Almeno io la penso qui. Però dico a livello più macroscopico. Più macroscopico serve a comunicare, quindi come tutte le forme di comunicazione è una cosa che arricchisce le persone, secondo me. Io quando vedo un bel quadro mi sento arricchito, mi colpisce, mi suscita emozioni, e spero che lo stesso succeda con i miei lavori.
piaciuto, in verità speri di trasmettere questo sentimento. Sì, 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 di comunicare. Di comunicare. Di certo la persona che si occupa di teatro o di arte figurativa, visiva o di danza, di pittura, qualunque cosa, non è considerata utile dalla società basata più che altro sulla finanza in cui viviamo e sul commercio, e quindi tende a essere messa spesso da parte, comunque sia non considerata appunto come utile, quindi non necessaria. E mi sono spesso ritrovato appunto a sbattere contro questa realtà, nel senso che mancano sempre strutture adatte sia dove costruire i lavori sia dove metterli in scena, mancano strutture sociali di assistenza, tipo, cioè strutture legali di assistenza, tipo ad essere riconosciuti anche semplicemente come esistenti. Bisogna essere per forza di un certo, una compagnia di un certo spessore, una certa grandezza per poter cominciare a lavorare e essere riconosciuti in maniera decente. Altrimenti, finché si è a livelli di start-up, diciamo così, si è praticamente clandestini. E questo è difficile, cioè rende tutto difficilissimo. Ed è una questione, è una situazione che non va assolutamente bene. Fa percepire appunto tutta l'inutilità dell'artista, se vogliamo chiamarlo così, in una società che non lo sente utile. Secondo te attualmente, a Torino ma in generale in Italia, quali sono i metodi pratici, diciamo, proprio per rappresentarsi, per farsi vedere? Ecco, diciamo, nel senso che ci sono delle persone che hanno acceso teatri, forme varie di collettivi, di... Uh-huh. Beh, sì, bisogna vedere appunto come si vuole farsi... No, bene, nel senso, senza svendersi, magari appunto, andare da... C'è chi sceglie la via della... chiamiamola la pubblicità facile, mettendosi al servizio di qualcuno. Se no, appunto, le forme che ho adottato io fino adesso sono quella della piccola compagnia teatrale. Questa è la realtà di Doppeltraum, che è una compagnia di teatro civile, appunto. E oppure il gruppo di teatro canzone, praticamente un'orchestra, ci chiamiamo Fuori Tempo. Se no, il teatro come istituzione, vabbè, qua a Torino abbiamo il Teatro Stabile, comunque sia rappresenta i teatri statali, che non esistono più tra l'altro i teatri civici, ma solo più quelli di interesse nazionale, cambiamenti burocratici anche lì per la ridistribuzione dei fondi, e si differenzia molto il teatro statale, chiamiamolo così, da quello stabile privato qui a Torino, ad esempio Torino Spettacoli. Lo vedi proprio nella differenza delle produzioni. Lo stabile può far cagare, essere decaduto quanto si vuole, però tenta di mantenersi su un certo livello. Il privato vuole solo vendere, come un cinema multisala, e si vede da quello che fanno, più che altro musical o tratti da grandi film o favole famose, o spettacoli veramente da quattro soldi, commediole, stupide, senza contenuto. E non dico che tutto debba essere pesante, anzi, per carità, però la comicità, anche lì, se vai a teatro per ridere, può essere costruita con molta, molta più raffinatezza, essere esilarante, 10 volte tanto, cioè molto, molto di più rispetto a quello che si trova nelle produzioni spicciole, che purtroppo sono la maggioranza. Se no, altre forme di esistenza del teatro, il teatro di strada, che in un'epoca in cui diventa sempre più difficile appunto la vita del teatrante, sta rinascendo parecchio, anche perché qua a Torino siamo per questo abbastanza liberi, diciamo, finché non hai un amplificatore o non sei
elettrificato, puoi fare tutto quello che ti pare senza chiedere l'occupazione del suolo pubblico, eccetera. Anche solo il teatro da semaforo con i circensi o i clown che tentano di fare quattro soldi mettendosi ai semafori sono degli sprazzi di vita nella città. È molto carino vederli. Se no, ci sono luoghi che diventano di tutela, come la Cavallerizza a Torino, che dopo essere stata abbandonata dal Teatro Stabile in seguito all'ennesimo taglio, poverini, hanno ricevuto 700.000, cioè hanno, sono stati tolti 700.000 euro e quindi non potevano più mantenere la struttura, il comune ha deciso di mettere in vendita per farne tra l'altro un parcheggio sotto i Giardini Reali e un centro commerciale nella Cavallerizza, che è una cosa utilissima, utilissima. Ecco, questo, un luogo del genere è stato occupato da un collettivo di teatranti ed è diventato un luogo di tutela per i propri simili, diciamo così. Infatti io lo sto usando spesso per prove varie, anche solo come luogo di scambio di idee. Andare lì, vedere spettacoli e concerti di tipo diversissimo, conoscere persone che si occupano di arte o di teatro o di anche cinema in maniere 100 volte diverse tra loro. Luoghi di questo tipo secondo me sono veramente preziosi, perché finché c'è l'interscambio si può solo crescere. Quale potrebbe essere da parte tua una proposta, diciamo, costruttiva? Anche se ci stanno martellando e l'idea è quella di ridurci a una città qualunque, e lo dimostrano progetti come quello della Cavallerizza, è una città che ha una forza enorme proprio di per sé, la città, che non c'entra niente col comune e con chi ci lavora, no, la città in sé città. Vuole farsi i fatti suoi e vivere come è sempre vissuta, cioè con libero scambio sempre, e questo ci salva veramente, anche solo dalla nostra vicina Milano, che purtroppo per loro è completamente diversa sotto questo senso. Un esempio è, da noi è super diffuso, come in altre città, il cappello per gli artisti, cioè alla fine spettacolo non c'è un biglietto all'ingresso, ma l'artista fa cappello e chi vuole lascia quanto vuole all'artista. Mentre a Milano questa cosa non è tanto diffusa. La si accetta un poco in strada, ma nei locali non c'è questo senso. Una proposta antiutopica, cioè costruttiva, per me è appunto quella che sto cercando di perseguire tuttora, è attraverso il teatro civile, il teatro canzone, parlare a mente e cuore del pubblico. Una volta che cominciano ad ascoltarti, inevitabilmente smuovi qualche cosa. È vero che io sono uno, ma se cominciano ad esserci tante persone che lavorano in questo senso, capaci di intrattenere un pubblico pur mostrandogli una verità o un insegnamento, o comunque sia qualcosa di utile, e quindi capaci di farsi ascoltare, ci sarà per forza un'incidenza abbastanza forte. Quindi una proposta utile è continuare a raccontarsi, cioè raccontare tutti noi la realtà in cui viviamo in tutte le maniere possibili, appunto la musica o i vari generi teatrali, di modo che ogni tipo di palato del pubblico possa recepire le informazioni e in qualche modo aprire gli occhi, uscire dalla realtà ottusa in cui siamo costretti a vivere, perché non è quella vera, insomma, quindi tentiamo di mostrargliela. Questa è senz'altro una proposta utile. Una proposta, diciamo, a livello macroscopico, per aiutare gli artisti emergenti, comunque gli artisti anche a livello tipo cittadino, mettiamo. Sì, sì, sì. Penso che Torino, per esempio, è una città molto attiva, diciamo, da questo punto di vista. Però ci sono altre realtà
anche beh, in Francia ad esempio gli artisti prendono un assegno dallo Stato, in Italia no, ma perché in Italia non, la cultura, ha detto qualcuno, qualche politico ha detto con la cultura non si mangia, mi sembra una gran cazzata, perché sennò siamo tutti dietro agli iPhone, alle partite di calcio, ai gratta e vinci, e poi se siete contenti bene, se non siete contenti fa lo stesso. E per tutto vorresti, diciamo, di incentivare in incentivare gli artisti, sì, a fare quello che fanno, perché cultura, ma anche gli scrittori, anche qualunque forma d'arte, perché la cultura è la base di un paese senza cultura finisce con avere in mano gli iPhone e giocare a gratta e vinci e vedere le partite di calcio. Per me quella non è vita, se per voi è vita, beati voi. In un posto anche come Torino, potresti essere stato fortunato a nascere a Torino, che comunque Torino è la città dove ci sono storicamente più fermamente artistiche. Sì, no, ma su questo non ne sono sicuro, perché il fermento artistico di Torino non è che mi faccia impazzire, perché confrontato ad altre realtà è molto scarso. Però appunto ci sono persone anche valide che credono in quello che fanno e che portano avanti delle cose. Si vede nei graffiti. Però adesso che non fai più graffiti perché fai tele, sì, come ti fai ad esprimere? Allora, principalmente esponendo in gallerie d'arte e su internet. Infatti ho un fotolog su cui ci sono 200 pezzi più o meno di quello che ho fatto negli ultimi anni e espongo in varie gallerie, prediligo le gallerie gestite da pittori perché sono più serie, più competenti. Infatti ci sono fatto delle mostre in due bellissime gallerie, una la Torino Art Gallery e l'altra la Galleria 20, una di Vito Tibollo e l'altra di Enzo Briscese, che ho avuto la fortuna di conoscere, due pittori bravissimi, e mi hanno instradato loro nel mondo dell'arte contemporanea. E secondo te come bisognerebbe cambiare per riconoscere la tua forma di artista? L'artista o la persona che intende parlare alla società, che è più la mia figura, sì. Deve semplicemente continuare a lavorare, nonostante tutto questo, continuare a presentare i suoi lavori, continuare a parlare, finché chi ascolta, perché prima o poi si ritroveranno ad ascoltare, anche se non vengono a cercarti, inevitabilmente, si renderà conto che gli servi, e anche parecchio, come il grillo parlante a Pinocchio. Sei lì che lo punzecchi, gli fai notare tutti i suoi e tuoi difetti e magari anche il modo per superarli, e gli offri anche una fuga per qualche ora o minuto dall'oppressione continua. Si renderanno conto che serviamo. È facile comunque comunicare agli altri, diciamo, in maniera a far capire agli altri soprattutto il tuo messaggio, cioè perché puoi anche fare quella bella del mondo, però poi se tu non comunichi il messaggio che vuoi tu. Sì. E niente, cioè, per me l'arte la devi sentire con l'anima. Se ti piace un bel quadro, ti piace, ti trasmette emozioni e ti piace, basta, è una cosa abbastanza, secondo me, immediata. Io non ci trovo dei concetti dietro, non ci trovo delle... Non farei mai il critico d'arte. No, non sarei capace neanche di parlare di me, te lo dico. Infatti a volte quello che scrivono i critici d'arte mi lascia un po' stupito, però... ognuno fa il proprio mestiere. Tu cosa diresti a una persona che vede un tuo quadro, un tuo graffito, una tua espressione, diciamo, artistica? Gli direi guardala e dimmi cosa provi. Nel senso che tu hai proprio la prima impressione. Sì. Perché l'impatto della tela, del lavoro. Progetti, diciamo, oltre a quelli che hai già detto prima, cioè fuori tempo. Per le persone
dal palato un po' più, non dico rozzo, ma un po' meno abituato, se vogliamo, ci sono forme come il cabaret. Io e il mio socio Daniele Vico abbiamo fondato questo duo, che è il duo di che cosa non si sa, con cui appunto facciamo cabaret, e visti in scena siamo veramente due idioti completi. Poi in realtà quello di cui parliamo, gli sketch che facciamo, le canzoni, sono piene di ciccia, di sugo, e volente o nolente il tizio che le ascolta se li fa rimbalzare in testa, quindi li recepisce comunque, però sta guardando due idioti e quindi arriva nel locale a Correggero senza pensare, sto andando a vedere una roba impegnata, ed è anche più facile che li ascolti, perché intanto si ammazza dalle risate mentre gli racconti la realtà. E appunto molti dei testi che usiamo e delle canzoni sono di autori del calibro di Enzo Iannacci o appunto Giorgio Gaber o Stefano Benni, le più buffe di Guccini, e conditi anche da roba nostra in mezzo. Il fatto è che vengono presentate appunto come grandissime idiozie presentate. Poi in realtà è tutto studiato per rendere al massimo il contenuto. Deve risaltare l'assurdità di quello che raccontiamo o la via di fuga possibile, la soluzione possibile. E per i palati diciamo un pochino più... Per i palati raffinati c'è il teatro canzone e il teatro civile, che non è per forza pesante anche se impegnato. Ad esempio adesso stiamo facendo con Doppeltra uno spettacolo sui colloqui di lavoro, sul metodo di selezione dei lavoratori dipendenti, si chiama Umane Risorse, e dato il tema è una commedia dell'assurdo, naturalmente, perché è un mondo assurdo con colloqui che non hanno senso, test impossibili e interminabili spesso, e l'abbiamo reso in maniera assurda e anche grottesca, nel senso che la gente si sbellica dalle risate mentre lo facciamo, però è cattivissimo, è una critica veramente tremenda, e i quattro personaggi in scena soffrono in una maniera bestiale, che poi è la realtà di un lavoratore precario o di un eterno disoccupato in cerca di lavoro che fa colloqui su colloqui e intanto magari si è laureato 3 anni fa e non riesce ancora a trovare lavoro per quello per cui ha studiato. E per dirti, l'ambientazione del colloquio è una stanza completamente bianca, con pareti, mobili, pavimento e soffitto dello stesso colore, della stessa tinta di bianco, e i neon disposti in modo che non ci siano ombre, quindi completamente alienante. I quattro candidati vengono intervistati da una scrutinatrice che gli parla dall'interfono, quindi non sanno neanche chi sia, non la vedono in faccia, e sono veramente come topi di lavoratori in una gabbia. Ma forse sì, c'ho pure il volantino. Tadan! Questo venerdì siamo anche al Gobetti. Kubrick insegna. E i quattro mini sono appunto i candidati che tentano di fuggire agli ingranaggi della grande macchina del Kubrick mercato. Charlie insegnano a questo punto. Esatto. Quello dove ti ho visto io in azione, cioè da una parte il mimo. Okay. L'amica, quella di Kaleidos, sì. E invece il radiocitofono e i racconti, quelli recitati. Quelle sono leggerezze, diciamo così, però anche nel... Il mimo a cosa serve? Non ha un'attinenza con la realtà, quello che presentiamo io e Lucy, perché quello è semplicemente svago, è un attimo di... è svago ma anche... un attimo di elevazione, perché tentiamo, per quanto buffo sia, tentiamo comunque sia di inserirci almeno un briciolo di poesia dentro, come nel pezzo che hai visto tu, quello del vecchio e della bambola. E questo serve a fornire un attimo di fuga, ma non di fuga ottusa come può essere quella di una serie TV commerciale, ma
fuga che può elevare lo spettatore, che può fargli scattare qualcosa in testa, può fargli lavorare la fantasia, può immaginare il seguito di quella storia lì sulla base di quello che ha visto, e sarà per forza fantastico ed esaltante, perché si parte da personaggi che sono così, come quelli delle favole. Mentre il radiocitofono è un altro metodo per raccontare la realtà. Ad esempio, appunto, io parlando nella cornetta del citofono in casa, trasmetto una trasmissione radio da fuori, dal portone, dai campanelli, e chi passa potrà sentire a un certo punto la telecronaca della partita, come si sentiva una volta nelle radioline. Che cacchio? Cos'è? È il citofono. E quello ricorda inevitabilmente un'epoca passata, anche per quanto recente, è passata. E può far pensare a quanta strada si è fatta, nel bene e nel male. Altri tipi di trasmissioni di radiocitofono sono i radiodrammi, che per quanto buffi, sono comunque sia pezzi di grandi autori, come Carl Valentin dell'altra settimana, che quindi servono a far conoscere al pubblico, anche che non è abituato ad andare a teatro, perché non gli è mai interessato, dei grandi testi della tradizione teatrale o del cabaret o vari generi. Poi ci sono i dialoghi del terzo tipo, quelli che abbiamo fatto anche la scorsa settimana, che sono invece spaccati sulla realtà, come quello in cui dicevo sono tutti di un ragazzo amico del mio socio, si chiama Ferdinando Di Blasio l'autore, e c'era quello in cui facevo: buongiorno, sono il diavolo. Il diavolo? Sì, il diavolo. E cosa ci fa qui, signor diavolo? Ma quando sono depresso vengo sempre qui, ho le poste dove c'è più coda. E insomma, il diavolo era in coda agli uffici universitari, era depresso perché è appena tornato dall'Erasmus, e cominciava a raccontare di come i dipendenti statali fossero in realtà tutti alle sue dipendenze e studiati per mandare in disperazione e quindi dannazione lo studente o il cittadino. Questa è una allegorica critica al sistema burocratico, che è veramente troppo pesante, si è ingarbugliato tantissimo, come un piano diabolico. Ma è una scelta che a un certo punto diventa inevitabile, perché quando tutto crolla ti trovi da solo, devi inventarti una nuova vita, e l'arte, e io ho preso la strada dell'arte, della scrittura, e sono la mia vita, entrambe, e quindi è così. Continuerai così, diciamo. Sì, io continuo, ma perché non so fare altro, a dire la verità. Fare il grafico, ma il grafico non mi piace più fare il grafico. Molti mi chiedono di fare il grafico, ma non faccio più quel lavoro lì e faccio altre cose. Dipingo, sì. Diciamo, tirando un po' le conclusioni sulla tua esperienza, sì. Tu lo rifaresti, diciamo? Ah, beh, certo, io rifarei qualunque cosa ho fatto nella vita. Dal tuo percorso, quale summa, diciamo, ti rifiori? Per adesso nessuna summa, si vedrà poi col tempo. Per adesso sto ancora lavorando duro, investendo su me stesso, e vedremo nei prossimi anni come andrà, se si trasformerà in un lavoro o meno. Comunque io sono soddisfatto di quello che faccio, se sono soddisfatti anche gli altri sono contento per loro e per me, e mi fa piacere ovviamente quando qualcuno apprezza il mio lavoro. E ad oggi tu, comunque dalla tua esperienza comunque più lunga, cioè così 10 anni più, tu sentiresti di fare una proposta o comunque di suggerire qualcosa magari a uno un pochino più giovane di te che vuole intraprendere comunque la... Io suggerirei di seguire le proprie passioni, qualunque se siano, seguire le proprie passioni, andare sempre avanti, non mollare mai,
e si spera che i risultati poi arrivino.